dal 6 dicembre passando per il Santo Natale fino ad arrivare alla grande festa che ogni anno porta tra le strade di Bari tantissimi fedeli e curiosi. Nel capoluogo pugliese non si smette mai di venerare San Nicola, il santo dei bambini che unisce due culture, quella occidentale e quella orientale. Io voglio definire il santo di tutti e come abbiamo detto nel titolo appunto del convegno, San Nicola è di Bari perché dal primo momento è stato accolto e si è sentito barese, anzi voglio pensare che sia stato proprio San Nicola a essere chiamato da Bari. L'associazione innanzitutto si chiama Raduga, che in russo vuol dire arcobaleno. Ci occupiamo dei bambini bilingue, ne contiamo circa una cinquantina. E questi bambini praticamente noi abbiamo la sede all'interno della chiesa russa, quindi una sede prestigiosa, siamo ospiti di questa chiesa grazie al padre Vacislav, e i bambini disegnano, fanno questi disegni, disegno San Nicola, la barca. Siamo stati sempre accolti, accettati, ascoltati anche dai cittadini baresi, c'è stata sempre integrazione e si vive bene qui. Possiamo cercare di pensare a un Mediterraneo diverso, a una forma di convivenza diversa, anche ispirandoci a questi grandi modelli del passato. Si è parlato proprio di inclusione nel corso del convegno San Nicola è di Bari, svoltosi all'interno del villaggio turistico Baia San Giorgio e organizzato dall'associazione di promozione sociale AINIC Humans Inclusion, in collaborazione con le tante associazioni che ogni anno portano in scena lo spettacolo del corteo storico con costumi, musica e tradizioni dell'epoca. Abbiamo voluto portare proprio sia qualche abito, sia anche degli assetti militari di quelli che erano presenti a Bari durante appunto la venuta di San Nicola, ma anche un decennio prima, nel 1071, quando Bari appunto viene espugnata dai soldati normanni. Un assetto da fanteria pesante di un soldato normanno, e abbiamo poi l'assetto bizantino, sempre da fante medio pesante. Completa il quadro l'arma da taglio per eccellenza, la spada, e abbiamo poi anche qualche abito di quelli che potevano essere presenti a Bari durante il 1071, abiti bizantini appunto. L'anno va di due parti, fino al 6 dicembre e poi si arriva al 6 maggio per aspettare quei giorni dopo magici, meravigliosi, che io non conoscevo prima, però ora sono già nel mio cuore tantissimo ed è vero, è già quasi iniziato, cioè c'è Natale di mezzo che è meraviglioso, ma dopo quello c'è un conto alla rovescia. Figuranti di San Nicola di Bari, un'associazione nata quasi 20 anni fa per avere anche nella città di Bari un'entità stabile che si occupasse del corteo storico di San Nicola. Oltre a noi è nata più di 20 anni fa l'associazione I Timpanisti Nicolaus Barium, sono tutti giovani della città vecchia, appassionati e devoti anche loro di San Nicola, che con le loro percussioni ci faranno rivivere questa sera l'atmosfera del corteo storico di San Nicola.